non l'ennesima nuova corrente partitica, ma una nuova associazione che si pone come finalità ultima quella di incidere sul reale rinnovamento dell'agire politico. È il pilastro su cui fonda l'associazione Quarto Punto Zero, presentata mercoledì 26 giugno presso il centro giovanile Qualcosa in Più, presso la parrocchia Gesù Divino Maestro di Quarto, alla presenza di una folta platea. L'incontro, moderato dalla giornalista Livia Carandente, ha voluto raccontare un percorso ideologico snodato intorno a concetti di ricerca, cambiamento, sviluppo e felicità ipotizzati per rinnovare il territorio. Con un approccio al dibattito politico senza liturgie, Agostino Simeoli, imprenditore locale prestato alla politica, in qualità di presidente di Quarto Punto Zero, ha raccontato il concepimento del neonato organismo sociale, nato per rispondere al senso di ineguatezza politica createsi nel tempo all'interno del comune quartese. Da oggi a Quarto prende vita la nuova associazione Quarto Punto Zero. Quali sono le finalità di questo sodalizio? Quarto Punto Zero nasce da un gruppo di amici che per oltre 20 anni ha condiviso un pochettino tutto nella vita. L'unica cosa che non condivideva era la politica. Oggi, siccome Quarto ha bisogno di un cambiamento dove le persone, i cittadini si devono riavvicinare alle istituzioni, quindi devono ricredere nelle istituzioni, noi abbiamo deciso di mettere in campo questa nostra forza, la nostra amicizia per dare, e abbiamo sposato un unico progetto comune, quello del bene del nostro territorio. Quindi alle prossime amministrative ci ritroveremo anche con i candidati di Quarto Punto Zero. Diciamo che è un nostro obiettivo questo, quindi noi vorremmo dare realmente il contributo e speriamo che comunque riusciamo in questo nostro percorso a raccogliere più consensi possibile e quantomeno a coinvolgere più persone possibile, perché l'intento è quello di tirare fuori la parte sana e quelle persone attive sul territorio che condividono questo nostro progetto, che comunque è una Quarto migliore, una Quarto vivibile. L'associazione Quarto Punto Zero muove i suoi primi passi, quali sono i tuoi obiettivi? Allora, gli obiettivi sono un poco diciamo, il bene comune, principalmente il bene comune, il bene del paese, e portare già oggi, dopo questa presentazione, delle proposte concrete alle istituzioni che al momento stanno governando la nostra città. Cioè, quindi noi già abbiamo una serie di proposte, una serie di progetti, non dico pronti, ma poco manca, per già farci conoscere con concretezza. Questa associazione va benedetta non solo in termini spirituali. Il mio augurio è che questi giovani possano armarsi di una forza incredibile per scardinare l'idea ormai troppo comune che non ci sia più nulla da fare. La Chiesa e le tante associazioni che operano a Quarto stanno dimostrando di essere poli di positività di questa città. Soltanto con la sinergia possiamo fronteggiare coloro che vogliono riempire la città di cemento e bambocci. Risponde prontamente all'invito di cooperazione Don Genny Guardascione, vicario foraniale. Diamo la possibilità alla gente di ritrovare la dignità di essere persone appartenenti a un territorio. Sono fiducioso del programma perché l'associazione è composta da giovani con obiettivi ambiziosi. La vecchia politica non è stata capace di migliorare la vita dei quartesi e di tutelare la città. Tutte queste nuove iniziative non possono essere che opportunità per una città che ha voglia di cambiare e di organizzarsi in vista delle prossime elezioni. Bisogna porre un argine non solo alla vecchia camorra, ma anche a quella che verrà, ammonisce Luigi Cuomo. Cambiamenti di via Quarto, io personalmente da esterno ne ho registrati diversi. Naturalmente sono molto contento di questa nuova iniziativa perché intravedo nella nascita di Quarto Punto Zero uno degli obiettivi che accompagnava la nascita della nuova gestione della squadra. L'ultimo intervento è stato affidato a Simona Bembo in qualità di quota rosa dell'associazione. Simona Bembo è una delle rappresentanti della nuova associazione Quarto Punto Zero. Cosa ti ha spinto a far parte di questa nuova realtà associativa? In realtà ho conosciuto loro per delle cause di carattere personale, perché non sono di Quarto, però vivo ormai tutta la mia giornata lavorativa, tutti i miei affetti e tutte le mie relazioni sociali si incentrano tutti a Quarto, e ho conosciuto questo gruppo di ragazzi che hanno deciso di costituire questo movimento
data anche la situazione in cui si trova Quarto, una situazione ormai di stallo date le vicissitudini degli ultimi anni, e ho deciso di dare il mio apporto con il senso critico di chi vive questa città dall'esterno, e, cioè, o meglio, chi vive questa città non come nativa di Quarto, ma bensì di chi ha scelto fra tanti posti Quarto per incentrare la propria vita. Di conseguenza il mio apporto sarà proprio quello di voler contribuire al miglioramento di quello che il potenziale di Quarto offre, che la città ormai non offre più. La dottoressa Simona Bembo ha evidenziato inoltre che con Quarto 4.0 si cercherà di migliorare la situazione di stallo che attanaglia da tempo la cittadina flegrea, muovendo i primi passi per un futuro migliore.